Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Mi avete chiesto più volte di spiegare come si fa a dividere una sezione corale, cioè a dare le parti ad un coro. Dovete innanzitutto sapere che un coro è composto da quattro voci che si chiamano sezioni e solitamente ci sono i bassi, i tenori, che sono i maschietti, e poi i contralti e soprani, che sono le femminucce. Siccome farò tutto io in questo video, ovviamente chiamerò i contralti e i soprani, mi rivolgerò a loro come se fossero donne, così per darvi un'idea più precisa. Ho scelto All of Me di John Legend ed ho assegnato a ogni voce una parte e vi facciamo vedere qual è il risultato passo passo. Canta, 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 cantare in libertà. Dunque, per dividere in sezioni le voci, intanto c'è una premessa da fare che ogni voce può cantare una nota per volta, essendo la voce uno strumento melodico, mentre gli strumenti armonici sono quelli che possono suonare più note contemporaneamente, tipo il pianoforte, la chitarra, eccetera. Quindi, a ogni voce va assegnata una nota di un accordo, di un determinato accordo. Ad esempio, in questo brano che è All of Me di John Legend, io inizialmente questa canzone è in La bemolle maggiore, quindi assegno a ogni voce una nota di questo determinato accordo. Ad esempio, al basso facciamo prendere la nota di Do. Quindi il basso prenderà la nota di Do. Il tenore prenderà la nota di Fa. Poi abbiamo contralto, prenderà la nota di La bemolle. E soprano prenderà la nota di Do più alta rispetto a quella del basso, ok? Un'ottava di differenza. Allora proviamo a fare un tappeto all'inizio con dei suoni lunghi e faremo questa canzone a cappella e vediamo un po' tutte le soluzioni che ci possono essere. Iniziamo con queste note tenute. E poi dal La bemolle questa canzone passa a Fa minore, quindi tutte le voci faranno un cambio qualora fosse necessario. Siccome tra il La bemolle e il Fa minore l'unica nota che effettivamente cambia è, anziché il Mi bemolle, c'è il Fa come nota, quindi il tenore che cantava il Mi bemolle adesso canterà il Fa al passaggio tra l'accordo di La bemolle all'accordo di Fa minore. Vi facciamo sentire. Questo è il tempo che prenderemo. Cerchiamo di partire tutti insieme e io canterò la parte, diciamo, della canzone, la parte principale. Quindi proviamo. 1, 2, 3, 4. C'è stato il cambio accordo. Poi lasciamo a questo punto soltanto i maschietti che fanno il controcanto, soltanto bassi e tenori che fanno il controcanto, e io andrò avanti così. Mentre E sì, e noi? No, voi donne no, perché dobbiamo sapere che in musica non sempre si canta tutti insieme, altrimenti sarebbe un ammasso di voci continuo, mentre bisogna cercare di creare delle differenze. Quindi al momento voi due state in silenzio e in controcanto facciamo andare i maschietti. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. A questo punto cominciamo a dare un po' di ritmica e io direi di fare una ritmica tipo ta 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 per le donne, ok? Mentre gli uomini continuano a fare il controcanto. Vediamo un attimo come può essere. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. Ok, a questo punto continuiamo sempre gli uomini in controcanto e le donne in silenzio. Poi, insomma,
ognuno può decidere tutto quello che una voce può fare ritmicamente oppure come un tappeto, così soltanto tenendo dei suoni lunghi. A questo punto io ho deciso di assegnare alle voci femminili una specie di arco, come se fossero dei violini. E quindi andando avanti, le voci femminili faranno così. But I'll be on. Ok? Quindi una specie di picchiettato come se fossero dei violini. Tan, 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 tan. Ognuno uno un po' più alto, uno un po' più basso in base agli accordi che stiamo facendo. Quindi vediamo come risulta. But I'll be alright, my head's up below. Ho deciso di far fare le risposte, diciamo, cantando alle voci femminili, mentre il tenore si ferma e il basso fa una sorta di violoncello. Zom, 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 zom. Ok? Vediamo come può essere l'effetto. Che sono il tenore è entrato in controcanto, mentre poi a un certo punto soprano e contralto sono andati, diciamo, di nuovo come un tappeto con dei suoni lunghi, mentre il basso ha continuato tipo violoncello. Programma, andiamo verso la fine, facciamo più o meno la stessa cosa e poi verso la fine ci uniamo di nuovo tutti con dei suoni lunghi. Vediamo come può essere. Di nuovo tutti. And you give me Bene, come avete potuto vedere, un po' abbiamo giocato con tutte queste voci. Ovviamente, poi, in base alla vostra fantasia, in base a come si possono muovere, in base agli accordi che ci sono, le voci si possono gestire in modo veramente differente e infinito come soluzioni. Quindi questo è solo un esempio di come si può costruire una armonia a quattro voci più un solista che canta. Ovviamente, ragazzi, ci vogliono tanti anni di studio dell'armonia, ci vuole tanta pratica, ma io ho voluto soltanto farvi vedere più o meno qual è una delle possibilità, ma ce ne sono davvero tante e sconfinate, per dividere delle voci in un coro. L'importante è che voi pensiate sempre alle quattro voci come se fossero ognuna una nota del pianoforte. Bene, spero di avervi aiutato in qualche modo e io domani comunque vi faccio un video, monto il tutto e vi faccio vedere il risultato finale, qual è stato. Ok? A domani. Ciao ciao.